nel nostro pomeriggio. Oggi è un giorno importante però per tutti quei ragazzi che si apprestano ad iniziare un percorso universitario, perché ci sono gli Open Day delle facoltà dell'Università di Cagliari e noi vogliamo parlarne con il rettore, la professoressa Maria Del Zompo. Buon pomeriggio e benvenuta. Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito. Allora, un giorno importantissimo, soprattutto in questo momento storico che è molto particolare per gli studenti. Sì, sì, però noi vogliamo dare, come ho detto altre volte, certezza del futuro. Abbiamo questo Open Day oggi e domani. Tutti i ragazzi che hanno voglia e piacere di capire che cosa l'Ateneo può offrire si possono collegare, ma lo potranno fare anche nei giorni futuri perché sarà presente in rete. E perciò avranno tutte le opportunità per scegliere, ma mi raccomando, ragazzi e ragazze, studenti e studentesse, scegliete basandovi su quello che vi piace. Non scegliete perché magari chi vi vuol bene lo fa finti bene e dice: ah, ma quella laurea dà più opportunità di lavoro, ah, ma quella laurea permette. Perché la cosa importante nel mondo del lavoro, ricordatevelo, è essere bravi, e quando scegliete una cosa che vi piace non sarete mai mediocri. Ecco, quindi non guardare tanto quello che potrebbe essere il futuro pianificato, ma le proprie passioni. Assolutamente sì, è importante, il nostro Ateneo dà veramente un'ampia scelta, per cui sono sicura che si trova quella realtà vicina al mondo delle arti, alla creatività, al mondo del cinema, alla medicina, alle scienze, alla parte legata alle scienze giuridiche, sociali, a informatica, a fisica, a biologia, a geologia. Veramente non c'è che l'imbarazzo della scelta. Ecco, vuole dare magari un messaggio di fiducia a tutti coloro che si devono iscrivere all'università, perché molti dicono: ma ci potremmo andare, ma sarà online, sarà vis-à-vis con i professori. Allora, intanto sì, è possibile che si apra ad ottobre in didattica a distanza, perché è possibile che il Covid torni ed è possibile che ci siano delle restrizioni. Io non immagino che saranno restrizioni così gravi come quelle che abbiamo subito in questi mesi, però ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze dico: non scoraggiatevi, perché poi ci sarà la parte in presenza che sarà probabilmente la primavera del 2021, e lì ci saranno le lezioni in presenza che saranno veramente sorprendenti per voi, perché si unirà ricerca, si unirà contatto col mondo del lavoro, si riunirà anche l'aspetto internazionale e saranno delle lezioni in presenza accattivanti, per cui se dovremo fare un piccolo sacrificio all'inizio, poi ci saranno delle belle sorprese nel proseguo, per cui ragazzi non mollate. Noi ormai siamo collaudati, abbiamo fatto un semestre fantastico con lezioni, tirocini, esercitazioni, tutto online e fruibile, anche esami, anche lauree, per cui non manca nulla perché possiate non interrompere il vostro percorso e continuare a credere in un futuro che la conoscenza renderà sicuramente, se avrete un pizzico di voglia di studiare, la renderà il vostro futuro sicuramente più valido, più bello e sicuramente più spendibile. Ecco, con queste parole io, professoressa Del Zompo, la ringrazio per essere stata qui, per questo messaggio che ha voluto dare a tutti i ragazzi sardi, e buon lavoro a tutti davvero. Anche a voi e grazie per lo spazio. Grazie. Arrivederci.